Bersan, scegliamo Bersan. Ragazzi, diciamo subito le cose come stanno, perché è questo che dobbiamo dirci. Mi sono schierato per il no. E sta qua. Perché ragazzi, quando scopri che ti butti dall'elicottero che il paracadute non si apre, non lo porti mica indietro, Non te lo cambia mica, Perché se l'uva passa, poi non è che ne arriva un'altra. E sta qua. Perché non ho fatto a tempo a dir che voto no, che il sì ha rimontato del 120%, ragazzi, noi siamo per il no per tutta la vita. Cioè, ci ho messo tutta la vita per dir che voto no. Siamo mica qui a dare il diserbante alla millefoglie, ragazzi, perché sta qua. Perché l'orecchio sulla realtà io ce l'ho messo. Sono gli altri che non vedano la mucca nel corridoio. Perché noi entriamo nel merito delle cose, ragazzi. Perché in balera c'è solo il ballo liscio, Non è che c'è anche quello frizzante o ferrarelle. Perché l'abbiamo letta tutti la riforma, no? No, dico, abbiamo letto tutte le differenze tra il testo vecchio e quello nuovo, no? Ma che parliamo della Costituzione, lo sapete? Porco boy, ragazzi, a vedervi viene voglia di votare sì, ragazzi. Perché non è che se alla gallina ci fa ingoiare la stoffa al polsino e i bottoni, viene fuori l'uovo in camicia, ragazzi? Porco boia! Non è che se alla mucca ci dai da mangiare il Swiffer, poi viene fuori il latte in polvere, ragazzi? Noi dobbiamo convincere gli italiani che votare no è un dovere civico, porco boia! Ma mica lo dico solo io, ragazzi, c'è fior fior di gente che studia sta roba qua. Gente brava, D'Alema! Ma no, che D'Alema, io dico bravo, un professore, ragazzi. Prodi! No, uno lento uguale, ma che fa più libri, ragazzi. Veltroni! Ma che Veltroni, dai, oh, Veltroni! Siamo mica qui a dare il siero della verità alle balle di fieno. Meglio che lo chiamo. Professore, mi senti? Perché sennò, ragazzi, veramente mi tocca riesumare. Buonasera. Ci può dare delle motivazioni per votare no? Direi che è uopo votare no per una molteplicità di ragioni, sono disvariate, tutte ugualmente valide. Ce ne può dare una secca, una veloce, una rapida, se ci dà una motivazione rapida. Sì, l'ho scritta. E qui nel mio libro La guerra tra sì e no e la batracomiomachia, un'analisi comparata. La batterio. Se noi un libro. Sì, ma se potessimo arrivare al punto. Sublime. Sublime. Se può arrivare al punto. Paragrafo 3 e alla nota 2 e rimanda un altro mio libro. Sì. Che però sublime. Dov'è? Anche quello, ma che non è ancora arrivato. Dovremmo. Che cosa? Volete, potremmo aspettare il Corriere. No,
che lo porta... Io sono Speedy Gonzales, se in confronto a lui. Sì. Potrei andare a portare dove? Fuori il mio cagnolino. Porto. Che devo, si chiama Munus. Sì, si chiama Munus. Fuori il cagnolino. Avete capito, ragazzi, che cosa ha detto no, questo ma qui? Cosa ha detto? Non ma come capito? Cosa ha detto, ragazzi? Sì. Dai, su! Ma io non ho capito niente, Bersani. Ma, voi ma avete come capito? Non hai capito? No. Come non hai capito? È così chiaro, ragazzi! Bersani, ma noi perché votiamo no? Perché? Allora, perché? Praticamente il professore dice che se vince il no... Ti vai a riappropriare di quella parte del partito che abbiamo perso di vista, ragazzi. Ah! Oh, ragazzi, col cucchiaio di Totti. Non ci mangi mica il brodo, eh? Poi mi dicono che sono il traditore io, ma io li sbrano. C'è mica qui a mettere le patate intorno a Manuel Agnelli, ragazzi? Non è che se vuoi un piatto veloce, allora fai il sugo di lepre. È perché sta qua. In sostanza, ragazzi, noi dobbiamo votare no perché praticamente... Perché praticamente... Praticamente... Mandiamo a cagare Renzi. Oh. Ecco, esatto. Infatti è arrivato il mio libro del titolo... praticamente mandiamo a cagare Renzi, edizione Vulnes. Noi siamo quelli che al referendum.